Fabrizio Failla. Nel Napoli, Santa Croce, Zuniga e Yebda, preferiti ad Aronica, Maggio e Pazienza. Nella Samp non c'è più Pazzini, attacco affidato a Macheda e Maccarone. Al centro della difesa non disponibili Lucchini e Gastaldello. Giocano allora Volta ed Accardi, panchina per Biabiani. Dirige Rocchi, internazionale, arriva da Firenze. La sintesi è affidata alla firma di Lello Pierro. Attacco del Sampdoria con Mannini, poi la prima conclusione tentata da Maccheda con De Sanctis che la tiene giù. Lavezzi, attenzione al Pocio che si accentra, gioca con Cavani, c'è spazio in aria, Cavani, e la palla va a bersaglio. 1-0, un gol di straordinaria fattura. Andiamo a riapprezzare come Cavani riesca a liberarsi e sull'uscita di Curci dopo l'assist di Lavezzi centri la porta di Curci. Attacco ancora del Napoli con una palla che non cade al centro, c'è l'appoggio centrale per la conclusione da parte di Yebda, area in cui arriva il pallone di Campagnaro, c'è l'azione di Cavani col tacco. Amasic, Cavani controlla, va a terra e c'è il calcio di rigore che Rocchi va a decidere per il fallo subito da parte di Cavani. È la prima volta che Amasic non batte dal dischetto e l'uruguaiano non sbaglia, esplode il San Paolo che vede il Napoli griffare il raddoppio. Rocchi fischia la conclusione del parziale d'apertura, Napoli 2, Sampdoria 0. E ancora il Napoli che se ne va con palla che cade al centro, il controllo e il tiro a bersaglio da parte di Amsic che centra il 3-0 dopo 150 secondi della ripresa. Tocco al centro per Amsic che ha il tempo per controllare e calciare in diagonale dopo aver evitato il ritorno di Accardi. Ancora palla al centro e c'è il quarto gol siglato da Cavani, tripletta per il Matador. Rivediamo come ci sia il passaggio filtrante per Amsic, non è in fuorigioco quando Gargano gli affida il pallone, poi Cavani palla gli arriva da una zona più avanzata, quindi il gol è regolare e cala il sipario sulla sfida che conferma il Napoli come seconda forza del torneo. Tre gol di Cavani e centro di Amsic per una squadra che subisce soltanto come macchia della giornata la squalifica che sarà inflitta a Lavezzi che non ci sarà contro il Chievo mercoledì. La Sampdoria è davvero in tilt. Eh sì, Napoli può sognare, preso Victor Ruiz dall'Espagnol, si attende Foggia, bloccato Matas.